Buon sorriso a tutti intanto, ciao Giancarlo, la vedo molto bene per noi boomers, la vedo molto male per i ragazzi che ci chiamano così, però capiamo intanto per chi non lo sa che cosa vuol dire boomers, è stato ufficializzato nel 2019, ma è nata molto prima e con boomers si radunano tutte le persone nate tra il 46 e il 64, quando in America e in Inghilterra è stato il boom delle nascite, quindi si è chiamato baby boom. In Italia è arrivato dopo, quindi sentendo parlare di boom l'abbiamo subito abbinato al boom economico degli anni 60. Cos'è successo? Le generazioni, due generazioni prima di noi ragazzi erano in guerra, la generazione subito prima era nel dopoguerra, ancora troppe ferite da leccarsi, insomma. E noi, essendo arrivati alla fine degli anni 50, abbiamo potuto godere della gioia della rinascita, quindi abbiamo visto proprio rinascere, siamo tra quei 14 milioni di italiani che hanno ormai 59, 77 anni, che sono chiamati con disprezzo boomers, come noi forse chiamavamo Matusa i nostri genitori, ma non sanno che invece noi abbiamo avuto la gioia di veder nascere. Per esempio, davanti a casa mia, dalla finestra, vedevo delle baracche in cui la sera c'erano delle persone che accendevano la lampada a gas e mi dicevano: quelli sono gli sfollati. Ebbene, in quella zona ho visto pian piano crescere una struttura ed è diventato il liceo scientifico che poi ho frequentato. Un liceo scientifico in cui noi boomers abbiamo preso coscienza della vita. C'è stato quel 68 che, visto bene o visto male, ci ha fatto però tutti pensare, riflettere, pensare sul futuro, sul passato. Abbiamo avuto quelle generazioni di ragazze che io posso definire quelle che sono state le ultime vere ragazze, perché prima forse la donna era un po' soggiogata dalla società, lì sono esplose le ragazze che hanno incominciato a essere spavalde, felici, partecipare alle feste, ma non erano ancora diventate quelle predatrici che sono ora, che spaventano tanto i giovani di oggi. Questa gioventù che la riterei anziana, d'animo già in pensione, una gioventù che è sterile di fantasia e che ha degli ideali che sono abortiti. Voi chiedete a un ragazzo atrofizzato nei sogni: che cosa vuoi fare dopo? Cosa vuoi fare nella vita? La faccia è: non mi importa niente. Noi invece di speranze ne abbiamo tante, ci siamo divertiti, le nostre feste ci hanno insegnato a socializzare. Noi stavamo alle feste in casa in cui il massimo dell'alcol che avevamo era l'Alkermes nei dolcini e appena la mamma usciva si spegneva la luce e dopo un po' si vedeva una mano furtiva che si infilava nella porta e riaccendeva la luce. Sono nati i club, chi aveva possibilità creava zone in cui radunare le persone e vivere insieme, ma nelle discoteche si poteva parlare, si poteva corteggiare, si poteva fare i lenti. Adesso, ahimè, parlano tanto di socializzazione, di problematiche che non esistono. Noi tutti nei gruppi abbiamo avuto qualche amico gay o qualche lesbica, ma non per questo abbiamo dovuto tutti emularli per non farli sentire inferiori. Nessuno li ha mai sentiti inferiori, erano amici, era una società in cui si stava insieme e si imparava a stare insieme, e questo l'abbiamo imparato anche nel futuro. I ragazzi di oggi hanno degli scherzi che sono cattivi, scherzi che non sono scherzi, a volte tendono a far del male degli altri e ci ridono. Una cosa che non sopporto quando vedo che fanno delle riprese, che qualcuno si fa male, chi fa le riprese ride invece di correre, noi di correre ad aiutare. Noi il massimo degli scherzi potevano essere lanciare le bombette puzza puzza o le micette o a carnevale girare con il borotalco per schizzare il borotalco. Io ho passato un intero pomeriggio con Alberto, il mio compagno di
banco con dei gessetti in mano, abbiamo girato tutto il centro d'Ancona e nelle saracinesche dei garage in cui c'era scritto non so stare, abbiamo scritto senza di te con un cuoricino. Questi erano gli scherzi cattivi che facevamo noi boomers. Bene, io posso dirvi che ho l'orgoglio di essere un boomers e soprattutto fiero, ma felice di aver vissuto la mia gioventù da boomers. Buon sorriso.